disputeranno i playoff scudetto, mentre in coda c'è ancora da stabilire tutti i verdetti, perché abbiamo dalla quinta posizione in poi Ferrara, Erice e Casagrande a 20 punti, Cellini Padova 19, Cassano Magnago 16, Guerriere Malo 7, Mezzo Corona 6, Leno 5, considerando che l'ultima retrocede direttamente, quindi c'è da capire tra Mezzo Corona e Leno chi abbandonerà la compagnia in maniera diretta. Poi invece dalla penultima alla quintultima ci saranno i play out, quindi dai risultati di oggi e anche da quello potrebbe essere fondamentale anche il recupero di Cassano a Erice il 28 per stabilire le quattro squadre che giocheranno i play out. Assolutamente, quindi per la maschile e per la femminile funziona uguale? Cioè l'ultima Per la maschile invece non c'è retrocessione diretta, ma semplicemente le ultime quattro faranno i play out, e quindi il Cassano ormai si è già, in quel caso ha già raggiunto la matematica salvezza, perché è al quintultimo, sest'ultimo posto, ma non può essere più raggiunta dalla quart'ultima, e quindi per i ragazzi la stagione per i ragazzi mancano due giornate, ma finita la regular season finirà la loro stagione, mentre per le ragazze c'è ancora una residua speranza. La matematica non condanna definitivamente le Amaranto alla disputa dei play-out, però devono innanzitutto vincere oggi e poi vincere a Erice e sperare in un incasso di risultati in quest'ultima giornata, che andiamo a leggervi nel programma completo. Quindi alle 17.30 è già cominciata Ariosto Ferrara Pontina, poi andremo magari a cercare il risultato parziale o finale di nel corso della telecronaca. Alle 18.30 appunto Cassano Magnago Mezzo Corona, Iomi Salerno Erice, alle 19 Bixen Mestrino, alle 19.30 Leno Casagrande e in chiusura alle 20 Cellini Padova contro Guerriere Malo. Questo è il programma dell'undicesima giornata di ritorno, le squadre stanno per entrare in campo e poi ricordiamo arbitri dell'incontro quest'oggi i signori Davide Schiavone, Luca Nicolella, coadiuvati al tavolo dal delegato FIGH Walter Fabian. E si comincia scambio di salute tra le due formazioni e poi saluto alle panchine avverse, dopodiché grido di battaglia e poi si comincerà qui al palatacca di Cassano Magnago. Intanto predisponiamo le ultime tecnologie, tabellone, telecamere, punteggi, tutto a posto. Si procede con i saluti come d'uopo, anche gli arbitri vanno a salutare le due panchine. Andiamo a leggere velocemente il russo delle due squadre. Per il Cassano col numero 5 Sofia Ferrazzi, col 10 Gloria Montoli, col 13 Zorica Jovovic, col 17 il capitano Michela Cobianchi, col 19 Giulia Gozzi, 24 Sara Panarotto, 27 Giulia Laita, 30 Sara Zanellini, 35 Eva Boggi, 38 Asia Macchi, 46 Lisa Ponti, 50 Rebecca Geller, 55 Chiara Priolo, 89 Giulia Milan, 92 Nila Bertolino, 95 Alice Milan. Mi sa che ho commesso però un piccolo errorino, perché credo che non ci sia Asia quest'oggi, ma è entrata a suo posto Sara Piatti. Fammi correggere velocemente la grafica. Poi invece per la Pallamano Mezzo Corona, non abbiamo detto, in panchina per Cassano ovviamente Salvatore Onelli. Pallamano Mezzo Corona, numero 3 Enrica Terrana, numero 4 Aurora Girisberti, numero 5 Giorgia Fusina, numero 6 Jessica Lona, numero 9 Martina Betta, numero 11 Deborah Agostini, numero 12 Elena Pedron, numero 13 Anna Saranovic, numero 17 Niki Razzica, numero 19 Violetta Vegni, numero 22 Luisa Dalla Valle, numero 27 Giada Verones, numero 33 capitano Leonore Italiano, numero 44 Emma Girlanda, 82 Anna Chiara Campestrini, 99 Arianna Burati, in panchina Sonia Giovannini. Tutto pronto, ce l'ho fatta, è andato un po' di corsa, ma ce l'abbiamo fatta. Tutto ad un fiato, nel frattempo c'è stato un po' di buio della telecamera, comunque tutto a posto, o quasi, stiamo verificando le situazioni qui al palatacca. Ad ogni modo le ragazze della Mezzo Corona si stanno predisponendo a centrocampo per l'inizio della partita. Attendiamo la conferma, eccola qua, si comincia con il Mezzo Corona che attacca. Intanto come sempre saluti tra le
squadre avverse e poi si comincia il giro di palla. Mezzocorona che schiera centrale Girlanda, poi Terzini, Saranovic e Campestrini. Sulle ali dovremmo avere, se abbiamo visto bene, Dalla Valle e Italiano. Pivot Violetta Vigni, in porta Nicky Razzica. Si fa subito, palla, si mette subito in mostra Nila Bertolino, Jovovic che libera bene Cobianchi che va da 6 metri. E marca la prima rete per il Cassano, 1-0. Prima rete che è arrivata subito, non abbiamo dovuto aspettare 5 minuti come mercoledì, quindi Cassano sembra voler iniziare con un po' più di incisività questo match. Speriamo sia un segnale. Sì, tra l'altro segnale... rispetto all'inizio della partita della volta scorsa, vedo subito Zanellini in campo, sì. Vedo subito Jovovic in campo, quindi qualche variazione sulla roster d'avvio. Zanellini che ovviamente sta acquisendo minuti dopo il lungo infortunio, e mentre Jovovic ha un problema alla caviglia, tanto sfortunato prima respinta caso. Di Nila, poi pivot Vegni va in tapin, supera bravissima Jovovic di esperienza, va a penetrare la difesa avversa, finta il giro di palla, in realtà si infila tra le due marcatrici, le due giocatrici della mezzocorona, e va a segnare la prima rete personale. 2-1, mezzocorona adesso che organizza l'attacco. Campestrini, Girlanda, la palla arriva all'ala, deve risalire ancora Campestrini, poi Saranovic. Passivo. Va proprio... fuori Girlanda, ma il tiro viene murato, poi va a controllare la respinta Jovovic, palla recuperata a Cassano che questa sta difendendo volta, bene. Questa volta la parata viene gestita da Jovovic, cosa che invece prima era andata male perché era finita in mano alla giocatrice del mezzocorona che era sui 6 metri. Ora invece Cassano che rallenta per organizzare l'azione offensiva. Cassano che in campo con Gozzi, Ferrazzi, Jovovic, Cobianchi, Zanellini, a pivot Montoli e ovviamente in porta Nila Bertolino. Questo è il starting seven per Coccionelli. Nila che si è già messa in mostra. Ferrazzi, Cobianchi, cambio direzione. E si guadagna un tiro da 7 metri. Ci sarà anche una... Va al numero 3. È obbligata a lasciare Terrana Enrica per 2 minuti, dovrà accomodarsi in panchina, brava Michela Cobianchi a ottenere il massimo del risultato, quindi tiro dalla linea del 7 e 2 minuti per l'avversaria. Adesso va direttamente Cobianchi, si presenta davanti al portiere della mezzocorona numero 16 e segna, realizza. Cassano si porta Razzica. Sulla 3-1. Cassano che gioca in superiorità numerica. Ci scusiamo, non c'è ancora disponibile il tabellone perché c'è stato un down del router a pochi istanti di questa partita. Abbiamo resettato il tutto. Adesso al primo time out ci fa segno Davide che andrà a riallineare il tutto. Dovrà però spegnere e riaccendere momentaneamente la telecamera. Quindi ovviamente aspettiamo che il gioco sia fermo. Buona la difesa di Cassano, 9 metri per il mezzocorona. Campestrini si accentra, bello, palla a Girlanda, stava per intercettarla Gozzi, ma con una non mano. Ci riesce e quindi Girlanda va a realizzare il 3-2. Ferrazzi per Gozzi, bello il tiro di Gozzi, schiacciato, si infila sotto la traversa, 4-2 il punteggio. 4 minuti del primo tempo, partita che è già iniziata in maniera molto 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 intensa. Sì, le due squadre sono partite a viso aperto, meno pressione rispetto alla partita di mercoledì. Ricordiamo che mercoledì c'è stato il recupero Cassano contro Guerriere Malo, sicuramente partita più nervosa, invece oggi le squadre sembrano un po' più sciolte, un po' più libere di esprimere la propria palamano, anche se la partita quest'oggi è altrettanto importante per la classifica di entrambi. Ricordiamo
il mezzo corona deve mantenere il vantaggio su Leno per evitare la retrocessione diretta e giocarsi poi tutto nel play-out, mentre per il Cassano ancora residue speranze di uscire dalla zona play-out, quindi serve una vittoria ad entrambe per raggiungere i rispettivi obiettivi. Ancora una palla recuperata in difesa, poi seconda fase non si conclude, quindi Jovovic mette ordine per la quarta fase dell'attacco cassanese. Nel frattempo rientra Terrana, che ha scontato l'infortunio numerico, poi dall'ala Zanellini. A destra Zanellini si fa parare il tiro da Razzica. Brava a chiudere il Greco. Primo, gli ha mostrato il primo palo, poi l'ha chiuso e Nicky Razzica, portiere sì. Greco, quindi abbiamo questa particolarità, anche nella maschile abbiamo il portiere del Pressano, Greco, precisamente un'ottima squadra di portieri, quella greca, almeno quantomeno i due che abbiamo visto in Italia sono due buonissimi portieri. Campestrini, Saranovic deve fermarsi. Prova da fuori da a fuori. Sorprendere tutti, non riesce però, il tiro è alto sopra la traversa, si trasforma in un contropiede per Montoli, brava Nila a tirare, a lanciare questo contropiede in maniera millimetrica, altrettanto brava Montoli a ricevere come da manuale e poi a insaccare la palla. 5-2 il punteggio, 6 minuti del primo tempo. Cassano prova a scappare, bello lo scarico. Bellissimo. Per Vegni, ma bella risposta di Nila, poi pallonetto per numero 4 Aurora Girisberti. La palla scotta e intanto riorganizza nuovamente Cassano. Cambio di posto tra Ferrazzi e Jovovic, schema in corso, esce Montoli, riceve, si accentra Jovovic, riceve Cobianchi, ancora Jovovic, Cobianchi, Ferrazzi. Uno contro uno, poi scarica per Gozzi, suggerimento per Gozzi. Ancora Razzica, ferma sul primo palo, manda la palla sul fondo. A quanto pare molto brava a esporre il primo palo come opportunità e poi a chiuderlo. Sfondamento in attacco intanto per Gozzi, prende uno sfondo ma lo prende sul serio, non, Campestrini non di mestiere perché rimane a terra un pelo. Sempre 5-2, 7 minuti 10. Cobianchi, Jovovic, Ferrazzi. Cobianchi incrocia con Ferrazzi, arriva Cobianchi, Jovovic libera Gozzi che però preferisce risalire, continua giro di palla, passaggio per Provo il pivot, non pivot, arriva. Si lotta, poi la palla è conquistata da Terrana, quindi lascia il possesso palla alle compagne, poi la stessa Terrana va a fare il cambio attacco difesa con Saranovic che arriva in velocità, prova la penetrazione ma viene gestita da Gozzi. Cercava ancora uno sfondamento il secondo difensore Amaranto, ma l'arbitro fa segno che questa volta si procederà con 9 metri. Gira palla, Girlanza, risale Vegni, Saranovic, Campestrini, si accentra ancora Saranovic da fuori. Va ancora non trova Nila. I pali. Non l'abbiamo visto, ma Nila ha deviato il tiro. Seconda fase per il Cassano con Cobianchi, Cobianchi servita bene da Ferrazzi che ha aperto la difesa, poi uno contro uno, difensore isolato, alla meglio Michela Cobianchi. Rapidissima nel cambio di direzione. Non si segnava da un po', sblocca il risultato Cobianchi per il massimo vantaggio Cassano, 6-2 quando siamo all'ottavo minuto. Riprende il giro di palla. Corona organizza tanto fraseggio tra centrale Terzini a preparare l'azione, parte in questo momento Campestrini, prova ancora da centrarsi da fuori, va Campestrini, brava. È tardivo l'uscita dei difensori di casa e Campestrini ne approfitta. Tira senza opposizione difesa, senza muro e quindi nulla può Nila. Palla poi ben indirizzata è lanciata sul primo palo. Senza contrasto, va molto bene. 6-3 il punteggio.
ormai 10 minuti giocati di questo primo tempo, un terzo del tempo a disposizione in questa prima frazione di gioco. Bianchi, Ferrazzi da fuori. Bello. Anche in questo caso troppo tardivo il tentativo di contrasto, tira completamente sola Ferrazzi dagli 8 metri e non perdona. Ancora Campestrini, passa al suo pivot che va molto bene, numero 4 Gislimberti, può essere Aurora, sì, Aurora Gislimberti. Decimo minuto esatto, mezzo corona prova a tenersi a non troppa distanza, 7-4 punteggio, quando è trascorso un sesto di gara. Per ora non vediamo sostituzioni, i mister si sono affidati a queste 7 giocatrici e per ora le confermo, c'è solo un cambio attacco e difesa per mezzo corona. Lo straniero montenegrino Saranovic viene utilizzata solo una fase offensiva in difesa, le subentra Enrica Terrana. Attenzione perché c'è passivo per il Cassano. Jovovic, Cobianchi, la palla arriva a Zanellini, però sono andati via tre passaggi. Cobianchi da fuori, tiro deviato, poi va Razzica a ripulire il pallone, lo manda sul fondo, ma in questo punto il possesso è suo, può ripartire, seconda fase è mezzo corona, vediamo se insistono. Non si capisco. Ha provato ad accelerare scaricando al pivot, ma la palla si perde sul fondo. Non si sono capiti, sono guardati, poi si è girata... attenzione invece si trova il ancora volo ancora però sì, sì. Ancora numero 3 Terrana, è il attenzione due per Terrana, è la seconda esclusione momentanea in questo bel lancio di Jovovic per Montoli. Cambio di portiere per il mezzo corona, entra il numero 12 Pedron Elena. E sarà sempre Cobianchi a tentare la trasformazione e va, aveva capito Pedron, si è stesa bene anche tecnicamente, ma un filo in ritardo rispetto alla palla e finisce in porta. 8-4 il punteggio, sono 11 minuti e 26 secondi del primo tempo. Intanto arriva il sostegno. Campestrini si accentra, Girlanda. Cambio di direzione, intanto c'è anche Broggi per vediamo se è solo brava, per la fase brava, difensiva. Brava il pivot Vegni, Violetta del mezzo corona a ricevere, a farsi il spazio, giusto spazio, nulla può in questo caso Montoli e quindi 8-5. Intanto segnaliamo prima sostituzione, inizia a far turnover Coccinelli, dentro Broggi per Sofia Ferrazzi. Quindi stesso identico ruolo, terzino sinistro. Attenzione, provato l'uno contro uno con Bianchi, ma è stata fermata. Si riprenderà con un 9 metri. 8-5 punteggio, Cassano che è in superiorità numerica, ma l'azione precedente mezzo corona. Scelto lo stesso a trovare via del gol. Broggi per Gozzi. Gli libera lo spazio, attira il difensore. E lancia la palla a Gozzi che risale, trova lo spazio adatto per andare a insaccare questa rete numero 9. Sì, questa volta gli ha lasciato lo spiraglio sul primo palo Razzica e Gozzi però non si è fatta abbindolare, comunque l'ha andata a mandare la palla in fondo al sacco. Siamo già da parte opposta, Girlanda. Campestrini si accentra ancora, ha cercato più con lo sguardo ma era coperto, poi risale dall'ala destra Gislimberti, ancora Girlanda. Gislimberti ancora per Vegni che lotta sulla linea dei 6 metri con Broggi. Questa volta Broggi riesce a tenerla fuori e sì, a star fuori soprattutto da 6 metri. Ha commesso un'infrazione ma senza permettere di girarsi, quindi si prende con un 9 metri, anche Campestrini, poi la palla arriva a dalla valle, dall'ala sinistra che sorprende Nila sul primo palo. Broggi prova uno scavalcamento, non riesce, 9 metri. Jovovic, Broggi risale, no, sì.
arriva Jovovic, lunga azione del Cassano, Rogi palla da un'inedita posizione dall'ala, sì, si era scambiati il posto con Brogi, però questa volta fa buona guardia Razzica, ma la palla finisce in fallo laterale, quindi rimane in attacco il Cassano. 9-6 punteggio. Torna Gozzi al suo posto, tutto ristabilito, esce Montoli, riceve, Brogi si posiziona a terzino sinistro, Jovovic al centro, riceve, uno contro uno, cambio di direzione, scarica ancora Montoli che si va a guadagnare un altro tiro dei 7 metri. Difesa in area per le giocatrici del mezzo corona. Dunque guadagna un tiro dei 7 metri Gloria Montoli, va ancora con Bianchi, sempre Razzica in porta. Sposta il portiere, ma poi ben eseguito dal punto di vista dello spiazzamento, ma non riesce a guardare lo specchio della porta. Un po' la palla incollata sulla mano, si è fatto questa sensazione, però sta di fatto che la palla esce sul fondo. Cassano che è sempre un buon margine, tre reti, è toccato anche un più 4, però mezzo corona rimane lì agganciato, prova a ricucire il gap. Saranovic, Girlanda, va in penetrazione, ancora lungo giro di palla, Gilimberti poi la perde ma la recupera, buona la difesa, Murata e poi interviene Nila, riparte il Cassano in seconda fase, Montoli, sbuca da nulla Zanellini, ce l'ha, la vinta su tutti, arriva in maniera così cinica, la palla è mia, e in effetti sì, presenta sui 6 metri davanti a Razzica e time out. Sembrava una palla persa ma da un universo parallelo, è sbucata Sara Zanellini portando il Cassano a più 4. E infatti preferisce parlarci sopra l'allenatrice Calovi Cristina, in questo caso no, Giovannini. Giovannini dice, insomma, adesso parliamoci perché tutte le volte che ci avviciniamo poi ritorniamo indietro, quindi vediamo un po' di capire, dare qualche indicazione soprattutto per come interpretare la difesa del Cassano che in questo momento sicuramente si sta esprimendo al meglio. Sì, il Cassano non ha fatto un break netto, però piano piano sta allungando nel punteggio e ora prova a metterci una pezza Sonia Giovannini, dando nuove indicazioni. Sì, l'attacco del mezzo corona è stato poco incisivo, non tante parate di Nila, ma già parecchi muri, quindi hanno letto in anticipo i movimenti degli attaccanti, i nostri difensori, quindi proverà sicuramente qualcosa di diverso in attacco. Per la difesa il mezzo corona non grossi errori, però il Cassano comunque un po' anche i contropiedi, è già 10 reti segnate quando siamo a metà del primo tempo, quindi comunque un discreto bottino di gol, ricordiamo sempre, ci abbiamo ancora in mente la partita di mercoledì siamo arrivati all'intervallo sull'otto pari, qua siamo già 10-6 a metà del primo tempo. Torna a mezzo corona a organizzarsi, tanto giro interlocutorio, arrivano istruzioni da Girlanda, vediamo se ci sono giocatrici diverse, però non mi sembra di aver visto cambi, quindi gli interpreti sono le stesse, vediamo se avranno avuto un nuovo copione, soprattutto se riusciranno a recitarlo in campo. Campestrini, Saranovic si deve fermare ancora, continua a non trovare spazi, c'è passivo, Saranovic da fuori. Brava, ma Nila intuisce la direzione Nila, tanto c'è Laita in campo. Proprio lei perde la palla sulla velocità. Campestrini, brava Brogi, a sua volta viene recuperata da Brogi, con Bianchi in aiuto va Brogi, riesce a recuperare la palla. Light per Jovovic, questo il cambio tattico come interpreti, mentre il ruolo è il medesimo. Attenzione, Gozzi guadagna un tiro dai 7 su iniziativa personale, cambio direzione, ha provato a infilarsi. Ancora un 7 metri, questa volta è Lisa Ponti. E si fa neutralizzare il tiro da Niki Razzica. Girlanda, punteggio fermo su 10-6. Passaggio al pivot non va,
Recupera palla Broggi, che ha già recuperato tre palloni in difesa. Molto buono il suo apporto in questa fase. Poi Laita litiga, deve interrompere sua ipotesi di seconda fase. Montolli riceve, Cobianchi, Broggi. Cobianchi prova il cambio di direzione, riceve Laita, Gozzi passivo, sale passivo, Laita da fuori trova una mina su set all'angolino. Tiro di precisione, tirone di Giulia Laita, difesa in aria per Montolli, e quindi ci sarà il primo tiro dei 7 metri anche per la squadra ospite. Rimane in porta Bertolino, va a tirare la numero 4 Gislimberti. E tocca Nila, poi con l'aiuto del palo conclude la parata. Nulla di fatto, Cassano che rimane sul più 5. Arriva Cobianchi, Broggi, rimorchio. Si stava lanciando. Buono il timing del difensore Campestrini, che ha smorzato la velocità. Ci prova ancora Broggi. Bello il duello tra Broggi e Campestrini. Brava la difesa del mezzo corona. Però siamo ancora sotto passivo. Questa volta Broggi uno contro uno. Poi prova, brava a tentare. Doppio cambio di direzione. Però. Brave le ragazze del mezzo corona, perché hanno chiuso tutto quello che c'era da chiudere. Broggi deve tirare da fuori, viene murata. Attenzione perché è ancora passivo. Quindi il muro non interrompe la segnalazione di passivo. Deve tirare Cassano. Lo fa ancora con Broggi. Questa volta risponde Rassica. Questa volta la parata annulla la segnalazione di passivo. Infatti la coppia arbitrale abbassa il braccio. C'è un fischio. Intanto time out Salvatore Onelli. Cassano, sì. Tanto si è inchiodato definitivamente il tabellone della telecamera, quindi abbiamo risolto con sistemi di fortuna, però l'importante è darvi la segnalazione del risultato e del tempo che scorre. Poi proveremo magari nell'intervallo un reset più massiccio nel tentativo di ristabilire. Va bene, insomma, bella partita comunque fino a qua. Cassano che è partito subito convinto, sono viste belle azioni dal punto di vista tecnico, portieri in entrambi le formazioni presenti, forse non abbiamo visto contropiedi e seconde fasi, piuttosto gioco organizzato principalmente. Allora, paradossalmente, allora abbiamo ancora matematicamente delle chance di uscire dalla zona playoff, però sono relativamente basse come percentuale, quindi non lo so, probabilmente giocano già un po' rassegnate al fatto di avere il post season, giocano con meno pressione, può essere, quindi alla fine si gioca meglio. Stanno giocando sicuramente meglio di mercoledì scorso, però lì penso ci volesse anche poco per giocare meglio di mercoledì, se mi passi la cattiveria tra virgolette. Montolli, Ponti, Broggi, bello cambio di direzione, poi cercava di dare la palla a Montolli, ma il passaggio è stata buttata a terra, ma non c'è 9 metri, quindi si continua con mezzo corona che attacca, passaggio bello per il pivot, passaggio per Vegni, bellissimo, che riesce a recuperare la palla, un gesto tecnico veramente e atletico veramente notevole. Soprattutto ha danzato sulla linea senza calpestarla, palla una mano, poi si è girata in precaria coordinazione, ha mandato la palla in fondo a sacco, bellissimo gol, la palla in tuffo. Gozzi, palla è fuori, ma c'è un tiro dai 7 metri ed anche una nuova sanzione di 2 minuti, mi sembra di capire, per il numero 6 va Giulia Milan a presentarsi alla linea dei 7. Comincia il carosello dei tiratori dei rigori.
e va. Tocca Razzica, ma non riesce a fermare il pallone. Cassano che si porta su più 5. 12 a 7, 20 minuti e 13 secondi. 10 minuti scarsi, ancora da giocare in questo primo tempo. Cassano che rimane avanti. Mezza Corona che ancora sta cercando di interpretare al meglio soprattutto la fase offensiva. C'è un'infrazione di passi sotto fallo, quindi non è gol ma 9 metri. Tanto parziale Salerno Erice 13-8, Brixen Mestrino appena cominciata. E mentre Ariosto Ferrara con Pontigna si è conclusa con punteggio di 41 a 36 in Festival delle Difese, diciamo così, punteggio molto alto. E va dall'ala destra in Eret numero 4 Gislinberti. Brogi, passaggio diciamo telefonato verso Gozzi, capisce tutto Gislinberti, che quindi guadagna facilmente questa palla. Dopo il bel gol in Eret va a recuperare palla anche in difesa, quindi doppietta per lei, possiamo dire. Mezzo con che si porta in avanti con Campestrini. Vediamo anche un cambio in regia, quindi numero 22 posizione centrale Luisa Dalla Valle spostata al centro, poi palla persa, mentre all'ala sinistra con numero 9 abbiamo Martina Betta. Errore tecnico sul passaggio, quindi Cassano che ha l'opportunità con l'Aita, che passa Montoli che trova la rete. Sì, vede all'ultimo con la coda dell'occhio, libera Gloria in mezzo alla difesa avversaria e va a servirla. Bella azione della Cassano con l'Aita protagonista nel passaggio verso Montoli, che si gira con precisione tecnica e va a segnare la rete numero 13 del Cassano. Campestrini, Saranovic si deve fermare. Ancora prova da fuori, cambio direzione, poi tiro rimbalzato, un po' disturbata e distratta Nila dal movimento della difesa. Lisa Ponti, Laita, Ferrazzi, Gozzi che va ancora. 14 a 9. 1-2. Tira dai 7, 2 minuti presumo per Gozzi, che si è agganciata alla giocatrice del mezzo corona in fase di tiro. E dunque questa è la scelta arbitrale. Nila in porta, va alla numero 13. Foga di tornare in difesa dopo aver marcato il gol. Ah no, cambio di portiere, va Piatti. Prova la carta Sara Piatti. Mentre è Saranovic per il mezzo corona che si incarica di questo tiro dai 7 metri. Segna il mezzo corona, 14-10, rimane agganciata, sempre meno 4 le reti a sfavore di mezzo corona. Tanto rientra ancora con Bianchi. Lisa Ponti si sposta all'ala sinistra. Sì, c'è fuori Gozzi, quindi deve ricostruire un po' il russo, però nel frattempo Cassano gioca senza portiere, quindi extra player sempre pericoloso, ristabilisci la parità numerica meno in attacco, però la porta è sua. Infatti adesso Lisa Ponti torna in difesa e intanto palla rubata e tenta in extremis Bertolino di rientrare, ma si avvede Saranovic che la porta è sguarnita e quindi va a insaccare. E si avvicina pericolosamente a questo punto in mezzo corona, meno 3. Meno 3, mini break per la squadra trentina. Cassano che aveva costruito un margine di più 5. È entrata anche Ferrazzi nel frattempo. Laita, Ferrazzi, Ponti. Ancora Laita. Cobianchi uno contro uno. Palla per Zanellini, ma non c'è spazio. Deve risalire, attenzione passivo. Poi ho provato Ferrazzi ma è stata fermata.
Ancora 40 secondi di inferiorità numerica. Nel frattempo Ponti ha lasciato nuovamente il posto a Bertolino, quindi Castano che attacca con una giocatrice in meno in attacco. Provato da lontano Ferrazzi, ma il tiro è uscito centrale, controlla bene Razzica, poi riparte ancora Saranovic, che si è svegliata perché ha realizzato le ultime quattro reti della sua squadra, di cui tre consecutive. Attenzione, mezzocorona si avvicina pericolosamente. Meno 2, 14-12 punteggio quando siamo per entrare negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Guizzo del mezzocorona nella direzione della fine del primo tempo, e ovviamente questo è molto favorevole a mezzocorona arrivare magari meno possibile o addirittura pari. Il tempo c'è, Laita intanto peccato ancora come prima, però diciamo il Cassano ha pagato caro l'inferiorità numerica perché ha subito un parziale di 3-0 con l'uomo in meno. Chiaramente il gol su rigore concesso per fallo di Gozzi, poi il gol a porta vuota avendo perso palla in attacco giocando la Serpere, poi l'ultima ripartenza in velocità di Saranovic. Quindi Cassano deve ricostruire quanto di buono fatto nei primi 25 minuti. Ancora un minimo margine, ma ora si è ridotto a sole due reti il vantaggio. Campestrini trova tirone. L'angolino numero 82 del mezzocorona. Meno uno per mezzocorona quando mancano 4 minuti. Tiro ancora Cassano che accelera, forse in maniera eccessiva, poco strategicamente questo anche punto. Perché dici, sei in una fase in cui non ti va bene nulla, forse giocare con un po' più di calma sarebbe più saggio. E invece da parte opposta Gesellin Berti con un parziale 5-0 completa la rimonta. Brutti 5 minuti per il Cassano che ha dilapidato tutto il margine costruito. Bravo a mezzocorona a credere, a lottare, a non mollare. È rimasta lì e al momento buono, primo segno di cedimento del padrone di casa. Ha colpito, ricordiamo, parziale 5-0 fino a questo momento. Cassano che non segna da 4 minuti, ma in questi 4 minuti ne ha subiti 5 da mezzocorona. Ora ancora palla persa in attacco. Beh, è paradossale perché il rischio è quello di finire il primo tempo addirittura in svantaggio dopo aver dominato il primo tempo. Poi da fuori caso. Campestrini, sì, non c'è fallo, secondo l'arbitro. È velleitario questo tiro così dalla sinistra. Gli Amaranto riescono a rimettere la testa avanti. Laita aveva spostato a tutta la difesa, ma l'ultimo passaggio è mancato, si perde in fallo laterale. C'era un 3 contro 1 con Laita, Ponti e Zanellini contro un unico difensore mezzocorona, ma se la palla va in fallo laterale tutto il vantaggio si vanifica. E adesso mezzocorona che prova a mettere la testa avanti dopo un intero tempo ad inseguire. Campestrini dalla valle. Ancora dalla valle si accentra, passaggio a Degni, tenta di rubare, cioè aveva rubato palla Laita ma ha calpestato anche la riga, però quantomeno è riuscito a fermare la velocità del gioco avversario. Però rimane in attacco mezzocorona, due al termine in questo momento. Saranovic viene attenzionata da Laita, Campestrini ruba palla alla stessa Laita dopo buon intervento di Gozzi. Può ripartire Cassano in seconda fase, vediamo con Zanellini, ma ancora passaggio lungo, almeno 4 palloni consecutivi persi in fallo laterale. Un po' più di calma, di lucidità. Da un certo punto in poi tanti errori tecnici, proprio di passaggio. Questo ovviamente ha dato opportunità al mezzocorona di raggiungere la parità. Adesso seconda opportunità di mettere la testa avanti. Campestrini, Saranovic da fuori. Ha spiazzato il portiere, ma la palla si perde oltre il palo. Nulla di fatto. Riparte ancora Laita, Ponti. Laita, Ferrazzi, sfondamento. Sì. Fischio netto degli arbitri. Comunque la palla si era anche stampata sul palo, quindi nulla di fatto. Sì, a prescindere. Ferrazzi è arrivato in corsa con la spalla sul petto della giocatrice che era ferma effettivamente, quindi interpretazione più che corretta. Terza possibilità per il mezzocorona quando manca un minuto alla fine del primo tempo.
Campestrini cambia con l'ala, Saranovic, dalla Valle, Gesolimberti, poi tentativo di passaggio a Vegni che lotta e alla fine conquista il pallone, la palla alla fine arriva l'ala sinistra che va a colpire col numero 9 Martina Betta, porta in avanti la squadra ospite. 15 secondi al termine, possibilità per il Cassano di pareggiare, vediamo se riuscirà in questo intento. È un pezzo di sfortuna perché Ferrazzi si era liberata bene, poi preso la traversa piena, adesso addirittura a contropiede, si mette una pezza a Bertolino, altrimenti siamo andati al riposo sotto di due, invece Mezzocorona con un parziale di 6-0, ribalta completamente l'andamento del primo tempo, Cassano buono fino al 25esimo, conduceva 14-9, poi rimonta per la squadra trentina con parziale 6-0, ha ribaltato la situazione e ora si va all'intervallo sul 14-15 per le gialloblu. E noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci vediamo fra poco. Ciao, a dopo.
Eccoci qua. Pronti per il secondo tempo di Cassano Magnago, mezzo corona valevole per l'undicesima giornata e ultima di ritorno della Serie A Beretta femminile. Cassano che aveva iniziato bene, ha giocato bene per 25 minuti, poi improvviso blackout quando eravamo sul 14-9 e il mezzo corona con un parziale di 6-0 ha ribaltato completamente la situazione portandosi addirittura in vantaggio sul 14-15. Risultato con cui le due squadre sono andate in spogliatoio, con cui si riprende adesso questa seconda fase di gioco con il primo possesso palla per le Amaranto. Vediamo se Coccionelli sarà riuscito negli spogliatoi a ristabilire la formazione, è quella del primo tempo tranne Zanellini, al posto suo c'è Giulia Milan. Cobianchi tocca palla Gislin Betti ma non riesce a trattenerla in campo, sarà rimessa laterale che si è presa a battere Jovovic, ingenuità, poi per fortuna la palla carambola sul piede di Dalla Valle, da fare più attenzione. Jovovic si accentra uno contro uno, Cobianchi, ancora Jovovic, cerca il pivot, c'è anche Ferrazzi in ruolo di pivot al posto di Montoli, oppure si trovava lì probabilmente un taglio a doppio pivot. No, si trova lì Montoli, perché Montoli c'è. A proposito di pivot invece è proprio cambiata, è cambiato lo sprint, è come se si fosse acceso mezzo corona, tanto Jovovic fa tutto da sola, va a segnare questa bella rete, tiene Cassano a un meno uno. Vediamo, intanto mezzo corona si porta nella metà campo del Cassano. Sono curioso di vedere la reazione del Cassano. Sì, quantomeno è tornata a segnare dopo che non segnava dal 23esimo del primo tempo, quindi almeno questo, ora bisogna ricostruire quel vantaggio che si era tanto faticosamente costruito nel primo tempo. Prendiamo più 5 ora. Brava Nila. Ancora Vegni ben servita da Saranovic, ma risponde Bertolino da par suo. Poi parte la seconda fase con Jovovic, Ferrazzi, Cobianchi, passaggio al pivot che però si fa rubare palla, ancora Saranovic che ha recuperato il possesso. Devo capire se è la difesa del mezzo corona che ha cambiato intensità o se è effettivamente il Cassano che ha ridotto l'intensità. Sì, poi vedremo anche con l'allenatore a fine gara. Avendo giocato mercoledì ci potrebbe anche essere un periodo di stanchezza, quindi il calo a fine primo tempo ci può stare, però ora dopo 10 minuti di pausa mi aspetto che almeno nelle fasi iniziali energie ci siano. Intanto invece bella rete, bella rete, Campestrini colpisce da fuori, va ancora l'iniziativa personale, si riesce a infilare sui 6 metri, cambio di mano, viene forse disturbata ma intanto la palla non entra, non è 9 metri, non è tiro dei 7, per cui si torna in difesa. Mezzo corona, intanto esce pivot Vigni, Saranovic da fuori, fa buona guardia Nila, tiene a galla le sue compagne Nila Bertolino, sicuramente ha un grande grande merito. Jovovic, Ferrazzi viene disturbata, ancora Jovovic trova il barco, tiro dei 7, viene fermato al momento del tiro, quindi sarà tiro dei 7 metri. Poi c'è da considerare anche i due errori dei 7 metri nel primo tempo, quindi anche questi non hanno aiutato. Ora prova la carta Pedron, Sonia Giovannini cambia portiere, poi vediamo chi sarà la tiratrice per il intanto Cassano. Va ancora Giulia Milan. Sì, prima ha segnato, per cui va avanti lei. E continua ad andare avanti lei. Mitica. Seconda rete personale dai 7 metri. 16-17, sta attaccato Cassano. Sì, bisogna stringere i denti in questa fase in cui mezzo corona è sicuramente più in palla di noi, poi sperando di un nuovo ribaltamento dell'andamento del match. Dal vantaggio la coppia arbitrale al pivot, però probabilmente c'era fallo su Vegni, ma non sono di questo avviso gli arbitri. Poi in velocità Ferrazzi che ristabilisce la parità 17-17.
ora fondamentale la difesa per Campestrini, Saranovic, ancora Campestrini, viene fermato il gioco e si va a riprendere con Dalla Valle, uno contro uno, poi scarica per Betta, pallonetto, pizzico di sfortuna perché la palla va sulla traversa, poi la recupera Bertolino, prende la palla con la mano in area e quindi deve restituirla nonostante fosse stata la più lesta. E Cassano si ripresenta per tentare nuovamente l'allungo, esce Montoli, riceve, scambia con Ferrazzi, Cobianchi al centro, ancora Ferrazzi, buono il movimento, bella questa azione, velocissima, Ferrazzi agguanta la palla con una mano in corsa, va a tirare dai 6, restituisce il favore però subito proprio lei, Dalla Valle, sì, Dalla Valle, primo tiro sulla traversa, poi cioè sul palo, poi carambola sulla schiena di Nile, si insacca, bravissima scalata perfetta da Manuale che conclude degnamente Giulia Milan alla terza rete personale, 19-18, mette la testa avanti Cassano. Sì, quantomeno siamo tornati a giocare come avevamo fatto nei primi 25 minuti, questo può essere un segnale importante per Coccinelli. Sta rivedendo le sue ragazze come l'abbiamo vista all'inizio di partita. Tanto Dalla Valle crocia con Saranovic che però è troppo lontana dalla linea difensiva, deve ricominciare tutto da capo. Betta tenta iniziativa personale ma non si fa sorprendere Nila, poi contropiede, contropiede per Gozzi. Gozzi non si fa impressionare dal portiere a mezzo corona che si mette in posizione estremamente avanzata, in tutta calma salta e la mette alle sue spalle, 20-18, tornano a essere due le reti di vantaggio di Cassano. Bello il passaggio per il pivot, attenzione, tiro del 7 difeso in aria di Ferrazzi o di Montoli, e sarà Saranovic a incaricarsi della trasformazione, conferma Bertolino tra i pali, Coccinelli. Oh, palo pieno, questa volta non è sfortunata, carambola Nila, sulla gamba, ma prima era finita in porta, adesso questa volta no, va fuori. Tanto anticipo dell'ala su Gozzi. Tanto abbiamo sempre Salerno che conduce su Erice 22-12, scusate, quindi si prospetta vittoria per il Salerno, sconfitta per l'Erice, questo potrebbe essere importante per tenere vive le speranze matematiche per il Cassano, però prima di tutto bisogna vincere qua sul campo, poi potremo preoccuparci dei risultati delle altre formazioni. Nel frattempo anche Brixen in vantaggio 9-6 sul Mestrino. Abbiamo la telecamera quest'oggi che fa la matta, è tornata, pare essere tornata. Ogni tanto perde il flusso. Tanto mezzo corona che attacca. 20-18 il punteggio, 7 minuti del primo tempo, anzi 8 oramai. Tiro dai 7, 2 minuti per Giulia Milan che guardando l'arbitro chiede animatamente ma cosa diciamo che ho fatto? Professa innocenza. Tanto sulla linea 7 metri va questa volta Campestrini dopo l'errore precedente di Saranovic. Prova la pelle d'orso ma salta e la palla finisce proprio sotto ai piedi di Nila. 20-19 e lì vicino mezzo corona non ci sta, tanto extra player, entra Zanellini. Deve fare attenzione Cassano perché nella prima sanzione di 2 minuti pagate nel primo tempo era iniziato lì il break decisivo della squadra ospite con un primo 3-0 che poi si è allungato fino a un 6-0, quindi fare molta attenzione, stiamo giocando con l'extra player, non bisogna perdere palla. Nel primo tempo la rimonta è partita da una palla persa con la porta sguarnita. Toli riceve bene, riusciamo a segnare. Suggerimento di Jovovic col cambio di mano riesce a passare a Gloria che riesce ad agguantare.
Intanto prova ad andare, no, rinuncia, commette infrazione però. Palla che torna a Cassano, 21-19, possibilità del più 3. Cassano che sta provando a ricostruire il vantaggio, d'ora difeso bene con l'uomo in meno. E si gioca ancora in extra player, dentro Zanellini per Bertolino. Ferrazzi, Cobianchi, Montoli, gira palla con calma Cassano. 35 secondi, poi potrà rientrare giocatrice. Ferrazzi, Cobianchi, viene rubata palla al momento decisivo, stava caricando. Ottimo timing di Campestrini. Veramente ottimo, sì. Anna Chiara, Campestrini. Veramente una delle protagoniste del match. Bello qua lo scarico, no, per Montoli, poi palo pieno. Peccato, grande perfetto, azione. Bella, soprattutto la vista di gioco di Cobianchi, che ha visto là la compagna libera. Tanto sfondo questo proprio su Gloria, che si fa perdonare per il tiro non è andato buon fine precedente. Tanto si ferma un attimo perché lo sfondo c'è stato davvero. Sì, non era un urletto a simulare uno sfondamento, ma era un colpo, infatti, ben assestato, ovviamente era tutto involontario. È costretta a andare un attimo in panchina, più che altro a riprendere il fiato, perché credo abbia preso il colpo sullo sterno. Quindi ha Eva Broggi di... in posizione di pivot, va a posizionarsi, riprende il gioco il Cassano. Ancora possibilità del più 3, 10 minuti andati in questo secondo tempo qui al palattacca di Cassano Magnago. Cassano Magnago versus mezzo corona. Ferrazzi, poi la palla arriva... Cobianchi cercava di servire Milan, poi la palla, c'è stato un attimo un rimpallo. Sì, in realtà era mezzo intercettata, rimbalza, la riprende Cobianchi con aggressività. Lesta ributtasse sulla palla vagante, però sta di fatto che Cassano si riporta a più 3. Campestrini cercava di servire pivot, ma poi... La palla arriva a Giselin Berti, ma fa buona guardia Bertolino, poi si lotta sulla respinta, ma c'è fallo, quindi può ripartire. Parte seconda Cassano. Fase, un uomo in meno per mezzo corona. Cobianchi in velocità, e viene fischiato un blocco irregolare del pivot, credo, che Cobianchi sicuramente non aveva toccato l'avversario neanche la riga, quindi credo sia stato un blocco al pivot. Peccato, tanto arrivano indicazioni dalla panchina, mezzo corona che riparte. 22-19, 11 minuti e 30 secondi del secondo tempo. La ragazza Maranto sembra aver superato il momento peggiore, poi questo tiro di Campestrini deviato in rimessa dall'angolo, dalla difesa. Ferrazzi e Broggi, non so, una delle due ha toccato la palla. Prende gioco mezzo corona con Dalla Valle, Campestrini, ancora Dalla Valle, va con uno contro uno, Saranovic. Oh, Nila, bravissima. Tiro improvviso, non piazzatissimo. Ma ce l'ha visti bello preciso, la palla alzata sopra la traversa. Brava. Riparte Cassano con Ferrazzi, si infila nella difesa, ma risponde anche Razzica. Incredibile. Incredibile, anche qui, grande istinto, grande reattività. 22-19, non cambia più teggio, mezzo corona che attacca, può ridurre il gap. Tanto entra il numero 33, italiano Eleonora, capitano peraltro della formazione della mezzo corona. Nella sua classica posizione di ala destra. Giselin Berti risale a terzino. E fa la finta della... dell'incrocio, invece va a tirare, ma è brava Nila col piede. Il mio palo appostata per dare nuova chance, seconda fase. Ferrazzi uno ha contro lo uno. Spazio per andare, non è nulla, per cui si torna subito. Non c'è fallo per la coppia arbitrale. Siamo già dalla parte opposta per Giselin Berti, che danza sulle 26, secondo l'arbitro non la calpesta e va a realizzare la 20ª rete per la sua formazione. 13 minuti e 13 secondi è combattuta questa partita, mezzo corona si riporta a meno 2. Non ci stanno le due formazioni, abbiamo già detto quanto sia importante per entrambe le formazioni questo risultato. Sofia Ferrazzi intanto con Bianchi,
Jovovic, però non riesce a mettere la palla. Nonostante, si fa ipnotizzare da Razzica. Bello il cambio di direzione, bello l'intento di sfruttare lo spazio, lo sfrutta in effetti, ma trova Razzica dall'altra parte. Nulla di fatto, sempre più due Cassano, ma mezzo corona che attacca. 14 minuti dalla ripresa, ancora lunga, 16 al termine. 22-20 il punteggio a favore di Cassano. Da fuori Gesolimbetti, ma Mura Gozzi, non sicuramente una giocatrice più alta, però è riuscita ad arrivarci. Ancora mezzo corona passivo. Però passivo, tanto con numero 6 centrale in questo momento è Jessica Lona. Prova tutte le carte Sonia Giovannini per dare vivacità e slancio al gioco offensivo, però Cassano continua a difendere bene, deve provare da fuori Campestrini, ma troppo lontano, telefonato il tiro, fa buona guardia Bertolino, riparte Cassano, seconda fase, però... non ne approfitta, ce n'erano tre in meno. Forse comincia davvero a farsi sentire Sì, poi questo pallone comincia a essere importante, bisogna gestirlo al meglio, non era sicurissima Jovovic di spingere a seconda fase, quindi ha preferito gestire il possesso con più raziocinio. Broggi, stessa Jovovic, Kobianchi, ancora Jovovic, cambio di direzione classico, poi Kobianchi che era andato a doppio piuto, traversa, poi ha tentato il tap in Broggi, ma invasione, peccato, bella azione del Cassano, un pizzico di sfortuna. Abbiamo ancora gira un blocco palla, della telecamera, adesso Lona, a breve Campestrini, tornerà a funzionare, è già tornata. Campestrini, Gislimberti, volante, bello il gol del mezzo corona. Campestrini per Gislimberti, mezzo corona che si riporta meno uno. Schema pugno intanto per Jovovic che guarda le compagne. Peccato perché Cassano sta anche giochicchiando bene in questa fase, un paio di traverse hanno tolto la gioia del gol. E adesso palla persa da Gozzi in malo modo, non ci voleva. È come se ci fossero due versioni del Cassano, uno che gioca bene, poi c'è questa metamorfosi, Ci deve essere un buco spazio temporale sulla linea di mezzo campo. Cominciano gli errori tecnici, è molto strana situazione. Tanto è mezzo corona che tenta di approfittarne nuovamente. Gol del possibile pareggio con Campesini da fuori, che no, però fuori, alto il tiro. Sbaglia completamente la misura, non riesce a chiudere col polso, la palla si perde oltre la traversa, siamo già parte opposta però. Jovovic, Kobianchi, Milan riesce a far sbucare il pallone in mezzo a una selva di maglie e mani della difesa, ma la palla si perde sul fondo, non c'è fallo, non c'è niente, riprende mezzo corona che ha un'altra chance per i 22 pari. E in effetti è una di quelle partite che sembrava potesse in qualche modo essere un po' più facile per Cassano, invece dovremo stare qui così attaccati fino all'ultimo secondo per capire come andrà a finire. Prova Campestrini, ma fa buona guardia Broggi, dipenderà con 9 metri. Terrana batterà la palla, Gislimberti, Lona, e siamo sotto passivo. Continua a girare palla a mezzo corona, poi sfondamento su Gozzi. Abbiamo possibilità di contropiede per Broggi. E schiaccia troppo la palla sull'uscita di Razzica e supera il portiere, ma in rimbalzo. Porta il pallone oltre la traversa. Altra grossa occasione sciupata, questa volta non c'entra la sfortuna, ma è stato un errore nel calcolare la traiettoria del pallone schiacciato da parte di Eva. Tutto da rifare, bisogna difendere.
Commette un pezzo di passi campestrini, cercava un appoggio con Gisolin Berti, ma nel frattempo piede per Giulia Milan. E ancora una volta Razzica spazza. Brava Razzica. Sta sprecando tanto in questa fase. Mancano 12 minuti al termine, entrambi gli allenatori hanno ancora due timeout a disposizione, credo che sarebbe il caso di giocarsene uno. Ma per com'è la partita effettivamente può darsi che possa avere senso conservarli per momenti nel quale può essere veramente strategico. 9 metri. Buona guardia di Cobianchi. Prende il gioco, intanto vediamo con il numero 44, è tornata Girlanda, non vedevamo da primo tempo, quindi sicuramente non sarà al top la condizione. Però decide Giovannini di ributtare nella mischia. 22 pari, eccolo qua, mancano 10 minuti e mezzo al termine. Ed è il capitano italiano dall'ala destra a riportare tutto in parità dopo 4 minuti che non si segnava. E ancora una volta, attenzione perché in mezzo corona, seppur in un arco di tempo più ampio, ha messo a segno un parziale 3-0 riportandosi in parità, ma Cassano non segna da 6 minuti, pizzico di sfortuna ma anche un paio di errori, sarebbe importante sbloccarsi adesso. Jovovic e va, riesce a infilarsi con la sua esperienza, nonostante la difesa sia ben schierata, lei riesce a trovare lo spazio e a fare questo cambio di mano, non tira forte ma quanto basta per, e soprattutto di precisioni, per andare a segnare questa rete numero 23. Terza rete per Zorica e soprattutto molto importante il farlo fuori in questo momento. Tiro della numero 4 Aurora Gislimberti, campato pericolo, ed ora Cassano deve sfruttare, allungare nuovamente, ed eccolo qua il time out. Che Onelli ha pensato bene di usarne uno quando siamo a 10 minuti scarsi al termine della... Sì, ce ne sono ancora 4 in 10 minuti, quindi tra virgolette se ne possono giocare uno ogni 2-3 minuti l'allenatore. Sì, si potessero mettere d'accordo, ovviamente non è fattibile, però insomma... Una partita così, un po' a tratti, ma per entrambe le squadre per la verità, a tratti giocata con... Sì, il Cassano sembrava essere tornato quello dell'inizio del primo tempo, sembrava aver rimesso la partita sui giusti binari, aveva allungato sul più 3, sappiamo che non è sicuramente un vantaggio di sicurezza, però ci sembravano in controllo del match come nelle fasi iniziali, poi però ancora una volta un break di 3-0 da parte delle ospiti ha rimesso tutto, non che prima fosse chiuso, ma ha riportato le due squadre in parità e quindi sarà un finale tutto da gustarsi e sperare che le ragazze Amaranto riescano a metterne uno in più in fondo al sacco di Razzica. Sì, non penso sia a questo punto una partita che possa finire nonostante manchino ancora 10 minuti, anzi 9 minuti e 22 secondi, a essere sinceri. Non credo possa essere una partita che finisce con tanti gol di scarto. Tanto è iniziato anche la partita di Leno, che vede in questo momento dopo 8 minuti Leno e Casagrande su 4 pari, e mentre Brixen e Mestrino sono all'intervallo con la squadra altatesina in vantaggio 14-9. Tanto riprende il gioco. Bello suggerimento per Gozzi, che guadagna un tiro dai 7 e non solo, costretta ad accomodarsi in panchina al numero 33, italiano, capitano, entrato precedentemente. Si ripresenta sempre lei, Giulia Milan, finora 2 su 2. Tre su tre. Sposta Razzica e in fila. 100% oggi per la giocatrice del Cassano, Giulia Milan. Tanto mezzo corona torna nella metà campo del Cassano, 24-22 il punteggio, 8 minuti e mezzo, perde palla mezzo corona.
si lamenta Cobianchi perché la palla non è stata depositata ma lanciata altrove. Cassano che prova a ricostruire margine di vantaggio, può sfruttare l'uomo in più ancora per 1 minuto e 20 secondi. Gira palla Ferrazzi per Gozzi. Oh, trova primo palo. Un primo palo. Quel famoso primo palo che fu negato precedentemente. Sì. Pare che Gozzi abbia preso un nel po' primo tempo, la misura. Rassica l'aveva chiuso più volte, ora invece è stata punita in maniera pesante. Cassano che si riporta a più 3. È sfruttato l'uomo in più con una scalata a sinistra da manuale. E ora perde palla Lona, contropiede, vediamo se si vedono che Gozzi è completamente sola e va a realizzare. Torna a più 4 Cassano in pochi minuti, mancano 7 minuti e 19 secondi e quindi giustamente il coach Sonia della Mezzo Corona ferma il gioco e parla alle sue. Cassano che restituisce parziale 3-0 e poi... e costringendo Sonia Giovannina a giocare a sua volta il secondo time out. Abbiamo ancora uno a disposizione, entrambi gli allenatori, anzi no, sì siamo ancora a 52 minuti, quindi anche Sonia Giovannini potrà giocarsi il suo terzo e ultimo cartellino verde nelle fasi finali, dovesse averne bisogno e necessità. Ricordiamo Mezzo Corona ha necessità di tentare di far punti perché è iniziata partita di Leno e Casagrande, in caso di vittoria del Leno e sconfitta del Mezzo Corona sarebbe proprio Mezzo Corona a ritrovarsi all'ultimo posto, che vorrebbe dire retrocessione diretta, quindi posta in palio pesantissima per le ragazze trentine. 8-7 minuti al termine in questi istanti, intanto Brogi ruba palla, Gozzi scatta in contropiede, prova a chiudere la giocatrice del Mezzo Corona, nulla può, massimo vantaggio, più 5, si era già verificato nel primo tempo. Sì, Cassano che si riporta più 5 con questa tripletta di Gozzi nello spazio di 2 minuti. Ora Cassano deve tenere. Eh sì, ora non deve distrarsi. Dall'ala non morta, proprio deceduta. Sì, nel frattempo Italiano era rientrata, ha provato a suonare la carica capitana, ma credo sia stato un palo, perché la palla addirittura finisce in fallo laterale dalla parte opposta, quindi non l'ha toccata Nila, sennò sarebbe stata rimessa laterale per il Mezzo Corona. Beh, allora, adesso sono 5 le reti di vantaggio, il tempo comincia a diventare scarso perché... sono 5 minuti, 6 minuti al termine. Dunque, se Cassano gestisce bene, Salvatore Onelli non credo abbia in mente cambi in questo momento. Tanto sicuramente era per Sofia. Per sì, ha tentato un passaggio no look, ma non riesce a prenderla Sofia. Possesso palla ceduto alle giallo-blu. Rientra in campo Saranovic, che è stata a lungo in panchina in questo secondo tempo. Dentro anche Dalla Valle in posizione centrale, gioca tutte le sue carte Sonia Giovannini, l'ha già raddrizzata un paio di volte questa partita, ci prova per la terza con Betta dall'ala sinistra. Oh, spazione! Chiamava la palla Jovovic da Gozzi, come dire, guarda che cosa c'è qua, passami la palla immediatamente. È riuscita a farsi capire anche a sfruttare lo spazio e poi ad insaccare questa rete. Di nuovo più 5 quando mancano 5 minuti alla fine del match. Esatto, siamo entrati l'ultimo dei 5 minuti di gioco. Mezzo Corona che inizia a apparire un po' stanca anche nei passaggi non semplici. Campestrini prova...
abbiamo delle interruzioni, ma poi si riprende fortunatamente la telecamera. 28-23, palla recuperata da Bertolino, riprende il gioco Sofia Ferrazzi. Nel frattempo, con le maglie bloccate, c'è stato il passaggio di Campestrini all'ala opposta, quindi su Italiano, ma la palla si è persa in fallo laterale. Andiamo in radio cronaca quando mancano le immagini. E Cassano che si riporta in avanti con Jovovic, Cobianchi, ancora Jovovic, vede Boggi, ma ha capito tutto Saranovic. Bravissimo. Può ripartire 1-2 con Dalla Valle ed è proprio Saranovic a realizzare la montenegrina, terzino destro del mezzo corona. Prova a tenere accesa la fiammella della speranza. 28-24, 4 minuti al termine di questo match. Anche perché Leno sta cominciando ad allungare sul Casagrande, 7-4. Ancora palla intercettata, ancora contropiede. Dalla parte opposta ancora Saranovic riesce a gestire la palla, ma ha toccato col piede, sì, perché sicuramente non l'aveva ancora fermata, quindi poteva essere doppia, ma probabilmente gli ha toccato la gamba. 3 minuti e mezzo, 4 le reti di vantaggio. Cassano deve amministrare questo tesoretto. Intanto parte lo schema Ferrazzi, uno contro uno per Jovovic, la palla arriva a Gozzi, uscita di Razzica che costringe Gozzi a un pallonetto, ma non ha il tempo di calibrare bene l'arco di salita della palla e la stessa si perde sul fondo. Però poi Gozzi, la stessa Gozzi recupera Cobianchi, Cobianchi per Milan, che va a realizzare. Oggi 100% di Milan, mi pare. Però se mi dici così, poi Davide giù alla telecamera si galvanizza. Guarda, abbiamo visto che gli è arrivato il messaggio, perché la telecamera è cominciata a vibrare. 29-24, più 5, quando mancano 2 minuti e mezzo. Avanti, fino in fondo per Cassano. Saranovic si accentra e va a realizzare, prova Saranovic a lottare fino in fondo. Stiamo entrando però negli ultimi 2 minuti di gioco e sono ancora 4 le reti di vantaggio per noi di casa. Vediamo se il terzo strappo del Cassano è quello decisivo. 2 minuti al termine in questo istante. Serve un miracolo a mezzo corona, perché Leno sta cominciando ad allungare. E va Cobianchi, sempre più 5. Sano concentrato, ha saputo risalire in momenti difficili. Questa volta non vuole farsi sfuggire il vantaggio. 1 minuto e mezzo alla fine, più 5. I giochi sono fatti, Cassano il suo l'ha fatto, ora dovrà attendere i risultati dagli altri campi per capire se il recupero di Erice fa 10 giorni potrà essere decisivo per evitare i play-out, oppure dovrà cominciare a lavorare per prepararsi a disputare quantomeno un incontro, cioè un confronto andata e ritorno. Passaggio però ancora troppo peso, fatti questi calcoli, aspettiamo il risultato finale. Bello lo scarico per Vegni, nel frattempo rientrato in campo. 1 minuto al termine, 30-26, più 4 per Cassano. Forse possiamo dire che il tempo è poco, purtroppo, per il mezzo corona per recuperare. Davvero una bella partita, anche se a fasi alterne. Tanto ultimi 40 secondi di gioco, Cassano che attacca. Cobianchi, Jovovic, e a questo punto mette la parola fine, ultimi 30 secondi di gioco. Prova dalla Valle in estremis. Non si ferma mezzo corona. Fino in fondo, come è giusto che sia. 1-2. 15 secondi al termine. Giusto per vedere quale sarà il punteggio finale. Con cui mandiamo in archivio questa partita. Poi bisogna solo aspettare dagli altri campi. Ultimo tentativo di Ferrazzi, ma risponde Razzica. Finisce qua la partita. Vince Cassano.
31-27, dopo tre momenti di difficoltà, dopo essere andati in vantaggio per ben tre volte, Mezzocorona si ripresenta, anzi mette anche la testa avanti, poi bravo Cassano a ricostruire il vantaggio e a terminare così la partita su di 4. Cassano ha avuto necessità di fare tre allunghi sui primi due, Mezzocorona sempre respinto tornando a galla, poi alla fine terzo a 6-7 minuti dalla fine è stato decisivo, questa volta con lucidità e qualche possesso palla un po' più lungo, il Cassano riesce a portare a casa il punteggio, due punti importanti per tenere viva la speranza di salvezza diretta senza passare per le auto, ed ora possiamo solo aspettare i risultati degli altri campi. Lo stesso deve fare in Mezzocorona, perché con questa sconfitta rimane un punto avanti al Leno, ma il Leno sta giocando il primo tempo nell'ultima partita in casa contro il Casalgrande, che la vede in vantaggio in questo momento su 8-5. Quindi intanto festeggia lunga Cassano. Attesa per il Mezzocorona per capire se potrà disputare i play-out o dovrà abbandonare immediatamente il palcoscenico della Serie A Beretta. Bene, noi ringraziamo tutta la crew, ringraziamo innanzitutto voi che ci avete ascoltato in questo momento, poi Davide Milan alla telecamera, Davide Bianchi alla console tecnica, Luca e Cristiano vi salutano, vi ringraziano con il consueto buona pallamano a tutti. Buona domenica, ciao.